culturale, multifocale, poliedrico, arte, moda e spettacolo si uniscono creando un'armonia che ha come obiettivo finale il Made in Italy, che è il tema di questo evento. Lorenzo Chinnici e Nini Ferrara esporranno le loro opere. Vogliamo creare appunto un vernissage che sia dinamico e non statico. Parteciperanno anche la soprano Anna Gorbaciova di livello mondiale. Ci sarà Rodolfo Maria Gordini, che è già stato a Lecco ai tempi di Degustiamo Lecco, che è un tenore molto apprezzato. Beatrice Zanolini col suo quintetto Velvet ci accompagnerà con della musica jazz. E poi ci saranno anche degli abiti creati da una stilista del ramo di D&G che diventeranno un tutt'uno, un unisono con le opere dell'artista. Dal 10 al 19 luglio ci spostiamo in via Pietro Nava, all'ex Ottica Pasini, e potranno tutti venire a vedere questo grande artista. Comunque sto parlando di un artista tra i più importanti a livello nazionale. L'evento avrà anche una diffusione mediatica importante. Certo, abbiamo fatto questa collaborazione con World Fashion Channel, che metterà in onda dal 25 di luglio al 23 di agosto un video dedicato al Gala Vernissage, che riprenderà i momenti più importanti, i momenti focali di Fuoco dell'Acqua. Quindi per noi è un orgoglio riuscire a far vedere Lecco in oltre 25 paesi del mondo, con una copertura di oltre 25 milioni di persone. L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione del mondo su Lecco, comunque una bellissima città che è stata resa famosa da Alessandro Manzoni e che attraverso il nostro evento vogliamo valorizzare maggiormente. Un evento che si diceva coniuga vari aspetti del Made in Italy. Esatto, il Made in Italy, Fuoco nell'Acqua arriva proprio per questo motivo, dove il fuoco rappresenta la passione italiana, la passione del Made in Italy con le sue eccellenze, mentre l'acqua rappresenta il lago, il mare, l'acqua è caratteristica Lecco. Le iniziative cominceranno il 7 di luglio presso la galleria commerciale dell'Isolago, nella sua piazza, con la Compagnia del Domani, che andrà a organizzare una serata dalle 21 alle 23 dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. L'8 di luglio avremo una compagnia musicale, Latinando, che organizzerà delle iniziative che andranno a coinvolgere tutte le persone che saranno presenti presso la galleria. Il 9 luglio, dalle ore 16 alle ore 18, avremo Salvo Petruzzella con la sua compagnia, che andrà a realizzare un teatro improvvisato. Poi tutto si sposterà alle ore 19 all'Eniaco Teco nel Gran Galà. La nostra idea è quella di andare a utilizzare le scalinate dell'Isolago per far accomodare le persone e andare a realizzare comunque un'atmosfera simile a quella della Scala di Milano. Cos'è Informa Lecco per chi non lo conoscesse ancora? Allora, Informa Lecco è una società di promozione e sviluppo turistico del territorio lecchese, lavora su 5 canali, il portale, che è il terzo portale più visitato in provincia, poi la pagina di Facebook, attraverso la fanpage, attraverso 10.500 mi piace, 10.500 follower, le manifestazioni come ad esempio Buon Natale Lecco, piuttosto che Fire on the Water, Fuoco nell'Acqua, piuttosto che altre iniziative, il torneo di beach volley, piuttosto che il torneo gastronomico a Vandello. Il quarto canale sono i pacchetti turistici, quinto canale la sezione corporate dedicata alle aziende.